Non ci stiamo con questo bagnato, ma ci ho prezzo. Ora ci facciamo parletti a vesco, pane ne ha fachezzo. E a bere canno questo. Il sogno si avvera, tutto a inizio un anno e mezzo fa, da un'idea di Raffaele Di Pietro. Tutto nasce da una semplice pagina Facebook, poi il passaggio nei mesi passati all'associazione di promozione sociale. Oggi un altro sogno diventa realtà per Barlette a Vest, una sede in pieno centro in via Samuelli, per continuare il proprio cammino all'insegna della barlettanità, un vero e proprio ritrovo aperto a tutti. 13.000 i seguaci, in ogni momento del giorno Barlette a Vest propone rubriche dedicate i barlettani, tra tradizioni ed abitudini, poi spazio alle denunce, quelle dei cittadini, ai problemi della città. L'obiettivo è quello di fungere da collante con le istituzioni, denunciando anche in maniera simpatica ciò che non va a Barletta, ma nel contempo cercando di migliorare la città, partendo dal rispetto delle regole, una città che va amata, come ci spiegano Antonio Piccolo e Raffaele Di Pietro, cuore di Barlette a Vest. Per noi Barlette a Vest è orgoglio barlettano in primis, è risveglio della barlettanità che qui a Barletta non si sentiva fino a un anno fa, prima che l'Ele Rosso inventasse tutto ciò. La sede di Barlette a Vest è un punto di partenza per noi per arrivare dove non si arriva sul web, perché come ben sapete Barlette a Vest è solo su Facebook, su YouTube. Adesso stiamo arrivando in città anche per coloro che non sono sul web, è un punto di aggregazione per tutti per quanto concerne problematiche e anche idee per la nostra città, per migliorare la nostra città, che per noi resta la città più bella d'Italia indiscutibilmente. Io ringrazio tutti quanti voi che ci seguite, i 13.000 e tot mi piaci che su Facebook abbiamo avuto in un anno, cose che, cioè, stratosferiche, cose che veramente, e vi prometto di fare delle serate proprio per i barlettani che ce le chiedono da fuori, perché siamo seguiti da tutti i barlettani di fuori che ci amano veramente, dall'Australia, dalla Germania, dalla Francia, da Milano, da tutti i paesi. È una soddisfazione immensa, veramente mi apre il cuore. Come nessuno, ma guarda tu mai.